Allora, complimenti mister per la quinta vittoria consecutiva nelle ultime 6 giornate, il Novara stava bene, lo si è visto, un primo tempo equilibrato, però secondo me la voglia di vincere del Novara sotto la sua gestione è particolarmente accentuata e lo si vede perché arriva magari prima su tutti i palloni ed è diventata anche forse più cinica. Più cinica, insomma, 2 o 3 gol abbiamo sbagliati prima di farlo, perché 2 occasioni come Meti, quella con Perticone, però insomma dimostrazione che ce la siamo venuta a giocare a viso aperto, abbiamo vinto la partita, detto bene tu, c'era una gran voglia di vincere, c'era una voglia di fare una prestazione importante che abbiamo fatto, attraverso la prestazione siamo riusciti a ottenere un risultato, ma il merito è soprattutto di questi ragazzi che da 2 mesi a questa parte stanno lavorando in maniera straordinaria, insomma non è un caso che poi arrivano risultati. La sosta può alterare i valori in classifica, però non deve essere un attenuante, perché questo Novara sta bene sia fisicamente, appunto anche grazie al lavoro della sosta, ma anche psicologicamente. Sì, avevamo finito bene, quindi la squadra si è ripresentata dopo 10 giorni di sosta in condizione ottimale, tutti quanti. Abbiamo lavorato bene e tanto e bene in questa, soprattutto nella prima settimana, e poi abbiamo scaricato man mano che ci avviciniamo a questa partita, e chiaramente il lavoro fatto ha pagato, però insomma non esaltiamoci troppo, continuiamo a tenere la testa bassa, perché tra l'altro hanno vinto tutte quelle che erano insieme a noi, il campionato molto molto equilibrato, e oggi è stata la giornata delle sorprese. Ecco, la staffetta Lepillier Lazzari proprio è stata vincente, perché sia contro il Grosseto Lazzari è entrato, ha fatto gol così come ora, ma ha realizzato anche il primo gol Lepillier, dunque sotto questo punto di vista tutto perfettamente azzeccato. Sì, ma è normale che io ho a disposizione una rosa importante, a volte gioca uno, a volte gioca un altro, ma voglio vedere questo atteggiamento. Flavio è entrato bene così oggi come contro il Grosseto, ma anche altre volte, ed è chiaro che facendo così poi ne trae beneficio la squadra. Detto questo, insomma, anche Lepillier ha fatto bene, ma non avevo dubbi perché si era allenato molto bene, ma di là dei singoli oggi è giusto elogiare la prova collettiva, perché insomma anche Lisuzzo è rientrato dopo un po' di tempo, si è fatto trovare pronto, Colombo, lo stesso Colombo, era la prima gara, sembrava che fosse con noi da tanto, quindi oltretutto abbiamo recuperato Paravicini, insomma, oltre al risultato ci sono anche buone notizie da parte dell'infermeria, mi auguro di recuperare presto anche gli altri. Ecco, non bisogna esaltarsi, però non bisogna nascondersi, adesso questa squadra sta bene psicologicamente, bisogna subito pensare però al lavoro e alla prossima sfida, che è una sfida decisiva, non dico decisiva perché manca tanto, però è già una finale come tutte le partite. No, decisiva no, nel senso che mancano ancora, mi sembra, 19 partite, che ha voglia. Però è normale che è uno scontro diretto, e arrivando magari, riuscendo eventualmente a farlo nostro, sarebbe molto importante per cercare di allontanarci dalle zone basse della classifica. Ma detto questo, insomma, il campionato è strano, noi abbiamo fatto 6 sconfitte di fila, e altre squadre hanno avuto momenti di alti e momenti di bassi, quindi sotto questo aspetto qua dobbiamo rimanere concentrati, giocare gara per gara come stiamo facendo, e concentrarci sull'avversario prossimo.